Dal 4 al 24 luglio l'Atalanta in ritiro a Rovetta, ma sembra che manchi ancora una firma per ufficializzare il tutto. Ne parliamo con il primo cittadino del paese, Stefano Savoldelli. Non ancora definito, vorrei dire non dire gatto finché non è nel sacco. Siamo in trattativa col team manager dell'Atalanta. Proprio in queste ore stiamo definendo i vari passaggi perché sono molte le cose a cui bisogna pensare: al trasporto, alla disponibilità degli spazi, palestra, campo, ingressi, ordine pubblico, transenne, tribuna per i tifosi e quant'altro. Quindi stiamo facendo un po' i salti mortali e spero di poter concludere in settimana la vicenda con la società e speriamo vada tutto bene, insomma. Comunque le attrezzature sportive che la squadra vi chiede al momento sono disponibili. Assolutamente sì, anche per questo ci siamo adoperati in questi ultimi giorni affinché fosse tutto pronto. C'è stata garantita la disponibilità anche da molti volontari e dall'associazione dall'US Rovetta, quindi direi che è tutto pronto. Dobbiamo solamente formalizzare alcuni aspetti, anche perché il tutto ha comunque un costo e dobbiamo definire anche con la società dell'Atalanta, insomma, una contribuzione importante perché ovviamente non possiamo accollarci tutte le spese del caso.